Buonasera a tutti, alcuni di voi già mi conoscono, sono Michele Giuberti, sono Sales Engineer in Bubble, mi occupo principalmente di Technical Marketing e Prevendita. E qua con me c'è Chris Buckley di OPSU, è un Pre-Sales Consultant, quindi fa praticamente il mio stesso lavoro dall'altra parte. La presentazione durerà massimo un'oretta e mezza, cerchiamo di stringere un po' per fare in modo di, poi di goderci la visita agli studios. Solo una mezz'oretta sarà dedicata alla proiezione di slide. Il resto sarà tutta demo o gestita da Chris. Vi mostrerà l'ultima release di OPSU Enterprise. Allora, iniziamo. Alla fine del 2011 in Bubble abbiamo deciso di sviluppare seriamente tutta l'offerta di monitoring reporting. Prima lo seguivamo comunque, non abbiamo mai abbandonato il pezzo, semplicemente l'abbiamo strutturata in maniera diversa. Come l'abbiamo strutturata? Secondo tre filoni. La prima, abbiamo ripreso una nostra capacità storica, la capacità di realizzare degli strumenti custom, quindi dei prodotti che, partendo dall'esigenza concreta del cliente, venissero realizzati in maniera sartoriale sulle loro esigenze. In particolare, in passato ci siamo focalizzati su ciò che è la gestione di log, quindi correlazione di eventi, analisi dei log, storicizzazione, ricerca e così via. Ad oggi abbiamo iniziato a lavorare anche su ciò che riguarda la customizzazione di una serie di altri prodotti che non sono realizzati interamente da noi, ma sono realizzati da altri produttori, come ad esempio Nuggets Enterprises e OPSView, e noi ci preoccupiamo di realizzare la componente appunto sartoriale per rispondere alle esigenze del cliente. La seconda area d'offerta è stata strutturata basandoci appunto sulle partnership. Quindi abbiamo iniziato a stringere dei rapporti con i principali vendor delle soluzioni di monitoraggio, ovviamente open source, non vi parlo di altri prodotti, vi parlo di soluzioni open source perché la nostra anima è più affine a questo tipo di attività, di area di attività. E quindi abbiamo stretto le partnership con Nuggets Enterprises e con OPSView. I prodotti non si sovrappongono tra loro, abbiamo deciso di posizionarli in settori diversi per fare in modo che potessimo gestire le esigenze del cliente che ha una serie di competenze interne e decide di usarlo e customizzarlo completamente al suo interno, piuttosto che il cliente che invece vuole un prodotto un po' più da scaffale, magari più evoluto ed è più ben disposto a prendere appunto una soluzione meno prototipale, ecco. La terza componente dell'area d'offerta di monitoring e reporting è quella dei servizi professionali. Qualcuno di voi l'avrà già sperimentata a casa propria attraverso i servizi dei ragazzi di Salvatore. Il nostro obiettivo non è vendere il prodotto da scaffale, o vendere il progetto, salutarci e dire ok, ci rivediamo quando è la prossima esigenza. La nostra idea di partnership col cliente è quella di continuare a seguirlo anche dopo che è stato ceduto il prodotto, quindi continuare a supportarlo e nella gestione ordinaria e straordinaria delle piattaforme e dei prodotti. Oggi vi parleremo di OPSView, un prodotto che abbiamo scelto come un prodotto di punta della nostra offerta. È disponibile in tre versioni, Core, Pro ed Enterprise. La Core è la versione fondamentalmente comunitaria, è paragonabile a Nagios Core, per capirci. È adatta a chi vuole sperimentare delle prime soluzioni di monitoraggio, non ha grandi esigenze e non vuole pagare il supporto, per esempio, è in grado di gestirselo da solo e provare a customizzarlo da solo prima di fare un eventuale salto a una versione successiva. La Pro è dedicata invece alle aziende che devono monitorare un numero di host inferiore o uguale a 100 e non richiedono particolari esigenze in termini di monitoraggio distribuito, servizi in alta affidabilità e così via. La versione Enterprise, di cui invece vi parleremo oggi, è la cosiddetta versione testata e verificata, un po' come succede con 100S e Red Hat Enterprise Linux, per capirci. Praticamente questa è la versione che include tutte le feature ed è assolutamente testata e supportata sia indirettamente, quindi attraverso web, forum, email e così via, sia direttamente attraverso il contatto telefonico, ovviamente acquistando le Enterprise Subscriptions. Perché abbiamo scelto OPSView? L'abbiamo scelto per vari motivi. Il primo
quello che mi ha colpito maggiormente la prima volta che l'ho visto è che riesce ad adattarsi molto bene sia a un'azienda piccola come potrebbe essere Bubble stessa, quindi utilizzare OPS2 all'interno di Bubble per monitorare i servizi esterni e quelli erogati interni e quelli erogati verso l'esterno, ma può andare benissimo per un service provider di grosse dimensioni. Oggi abbiamo un rappresentante di uno dei nostri clienti sui quali abbiamo creato un primo proof of concept e l'idea è quella di realizzare un servizio di monitoraggio gestito as a service, per dirla con linguaggio cloudesco, ecco. Negli ultimi anni OPSVU ha ricevuto una serie di riconoscimenti, adesso qua ne ho citato solo due, ma ne ha ricevuto anche più di due. È basato su Nagio, secondariamente è basato su Nagio Score, il cuore di monitoraggio, e questo non è un dettaglio. Non è un dettaglio per due motivi. Il primo è che consente di accedere a una vasta libreria di script, di check e di altre funzionalità già presenti sulla comunità. Cioè, siccome la comunità lo usa abitualmente, chi decide di usare OPSVU può comunque usare i check di Nagios. E l'altro motivo è che comunque sia è presente un vasto supporto sul forum. Di recente ci è capitato di avere l'esigenza di dover creare un check particolare per un servizio e piuttosto che contattare direttamente loro, cercando su Google abbiamo trovato la soluzione di n.000 sviluppatori che se l'erano fatto per conto loro per monitorare la loro infrastruttura. Quindi questo per me è assolutamente un vantaggio, perché pur essendo un prodotto a sé stante, il cuore è completamente compatibile, anche per ciò che riguarda le migrazioni. Quindi chi di voi, ad esempio, già utilizza Nagio Score in azienda, può con una certa facilità migrare a OPSVU Enterprise. Ci sono degli script e delle linee guida già pronte, già disponibili, che consentono una migrazione semplificata, assolutamente non drammatica. Qua ho riassunto i quattro motivi per cui secondo me andrebbe scelto OPSVU e non un altro prodotto. Ovviamente, come chiedere all'oste se il vino è buono, però lascerò a voi vedere se ne vale la pena, sperando di potervi incontrare per provarlo insieme. Come dicevo prima, garanzia di affidabilità. Il prodotto è composto da una serie di componenti, tra cui Nagio Score come motore di monitoraggio, MySQL Server e tutti gli script sono scritti in Perl. Quindi, oltre a essere prodotti assolutamente consolidati, c'è tantissimo supporto, sia indiretto, appunto, sui forum, le comunità di sviluppatori e così via, sia nelle aziende stesse. Cioè, sono prodotti non nuovi, cioè si conoscono. L'altra caratteristica è la flessibilità e la modularità. Il cliente può decidere con una certa facilità, con un certo grado di libertà, quali componenti abilitare, intanto quali release scegliere in base al tipo di esigenza, quindi in base al numero di device gestiti o in base alle funzionalità che uno vuole erogare. Se non interessa il monitoraggio distribuito, non installi il modulo, non lo configuri, e in questo modo anche le risorse richieste al sistema sono inferiori. Quindi la modularità sta anche in questo: non devo mettere una macchina ipercarrozzata, in base a ciò che devo fare scalo progressivamente. Sempre sul discorso della scalabilità, si può partire da un singolo sistema, che potrebbe essere anche solo di test, e arrivare a soluzioni del tutto diverse, in alta affidabilità, a 2 nodi, a 4 nodi, a più nodi ancora, o passare al cosiddetto monitoraggio distribuito. Quindi ho ad esempio una rete molto articolata, con subnet che non comunicano tra loro, o ancora ho dei data center assolutamente separati, distribuiti sul territorio. Io metto una serie di sonde su questi data center e faccio in modo che i dati vengano collezionati localmente, spediti centralmente al cosiddetto master, e questo consente in qualche modo di gestire una rete molto vasta, un numero di host molto elevato, e gestirli centralmente con un certo grado di semplicità. Ovviamente non vi nascondo che se avete 20.000 host il problema è comunque sia importante, ma in qualche modo si può gestire, gli strumenti ci sono. Ultima cosa, la disponibilità del supporto tecnico. La prima volta, al primo cliente che ho incontrato, dissi una cosa: io rimasi colpito fortemente dal modo di lavorare di Chris e degli altri ragazzi. Ogni volta che c'è stato un problema, un dubbio, abbiamo ricevuto una risposta in tempi rapidissimi. Sia che li contattassimo via mail, attraverso il forum, o aprendo un ticket su Jira, sullo sistema di trouble ticketing,
ma in qualunque modo ci hanno sempre dato una risposta che poteva essere un sì o no immediatamente. Poi si poteva entrare nel merito, discutere se quella cosa, se quella funzionalità l'avevamo configurata bene o male, se era prevista in roadmap e così via, ma la disponibilità è sempre stata ai massimi livelli. Allora, il sistema è ovviamente un sistema di monitoraggio, però siccome lo considero ormai una commodity, il monitorare passivamente dei sistemi e accendere una lucetta, luce verde, luce rossa, per dire ah, il sistema funziona bene, funziona male e così via, io penso che un sistema di monitoraggio al giorno d'oggi dovrebbe fare molto di più che dire luce rossa, luce verde. Intanto con i vari moduli disponibili è possibile, ad esempio, faccio riferimento al Service Desk Connector, è possibile collegarsi al proprio sistema di trouble ticketing in maniera bidirezionale e gestire, quindi ticket aperti da qualcun altro o aprire dei ticket io stesso, automaticamente, per fare in modo che un disservizio venga immediatamente segnalato o un ticket venga automaticamente correlato e chiuso dal sistema stesso. Un'altra cosa che il sistema dovrebbe fare nativamente, che questo fa, è la gestione della reportistica. Il sistema integra un motore di reportistica molto, molto efficiente e ha delle funzionalità che personalmente trovo estremamente interessanti, quali la pubblicazione automatica a orari schedulati. Facciamo un esempio: voi dovete eseguire dei report ogni mattina, dei check ogni mattina, e il sistema lo programmate per eseguire questi check, immediatamente produce il report e potete gestire l'invio automatico a delle liste di distribuzione di questi report. Quindi banalmente potreste fare i vostri check sulla vostra piattaforma e i manager ogni mattina alle 9 arrivano in ufficio e nella propria mailbox si trovano direttamente i report che riassumono, completamente customizzati ovviamente, che riassumono tutte le informazioni previste. Il sistema ovviamente consente di fare molto di più, può essere integrato con dei sistemi esterni per fare dei test di vario tipo, supporta il protocollo SNMP, quindi può monitorare qualunque tipo di sistema, ha una serie di agent multipiattaforma, quindi potete installare, se non volete usare i check standard, ad esempio quelli di SSH, ma volete effettuare dei check direttamente su Windows piuttosto che su Solaris, su qualunque versione di Unix, Linux e così via, ci sono gli agent multipiattaforma che potete installare e accedere a una serie di funzionalità decisamente più di dettaglio. Resta inteso che comunque potete scrivervi qualunque script di controllo. Fabio Esgro, uno dei nostri colleghi, mi raccontava, quando è andato anche alla conferenza degli sviluppatori, che c'è gente che scrive, che prepara degli script per qualunque cosa. C'è chi si controlla l'impianto d'allarme da remoto, chi si controlla i sensori alle finestre o al pavimento. Qualunque oggetto sia interfacciabile in qualunque modo, è possibile scrivere uno script per controllarlo. Quindi molto dipende dalla vostra fantasia. Allo stesso modo, il modo in cui vengono esportati i dati dipende sempre dalle vostre necessità, dalla vostra fantasia. Si può avere il classico report con gli SLA, un report che mostra il trend della disponibilità dei sistemi, ma potrebbe essere qualunque cosa, come parlavamo già con alcuni, potrebbe essere un report che mostra come sta andando il business, non come stanno andando i sistemi, perché spesse volte sapere che un DNS è andato giù per 15 minuti e succede ogni notte è un'informazione che può essere interessante per i sistemisti, ma a livello di business è del tutto inutile. La cosa importante è capire cosa determina un disservizio, qual è la catena, qual è la correlazione tra gli eventi che porta al disservizio e capire effettivamente, anche graficamente volendo, quali sono i punti che vanno male e che generano il disservizio e fanno percepire appunto il disservizio all'utente. Vi parlavo prima della scalabilità. Al giorno d'oggi non si può pensare di avere una singola macchina che effettua il monitoraggio di tutti i sistemi e se quella macchina va giù o è indisponibile per qualche motivo non c'è nessun problema. Assolutamente, è un servizio mission critical, così come le mail, così come il DNS, così come la navigazione web, e per questo motivo deve essere affidabile innanzitutto e altamente disponibile. Quindi non si può lasciare alla solita macchinetta di riciclo questo tipo di lavoro.
è una cosa che deve essere pianificata, quindi predisporre delle virtual machine opportunamente dimensionate e capire come fare in modo di garantire l'alta affidabilità. Ovviamente per motivi di sicurezza e di distribuzione del carico, sempre per lo stesso motivo, non possiamo utilizzare una sola macchina, perché se abbiamo un numero elevato di sistemi da gestire, ipotizziamo 1000, 5000, 10000, non possiamo lasciare che sia una sola macchina a gestire tutto il carico e per un banalissimo fault sulla rete perda tutte quante le informazioni. Per consentire poi la storicizzazione dei dati e l'analisi, la correlazione a posteriori, dentro OpenSView c'è un data warehouse basato su MySQL che consente, oltre ad essere interrogabile dall'esterno, quindi si può accedere a questa base dati o attraverso una qualunque interfaccia SQL, ma attraverso delle API REST di tipo REST, quindi questi dati sono comunque esportabili, ma vengono utilizzati principalmente per tutta la parte di business intelligence integrata nel prodotto. Come vi dicevo prima, può essere integrato nella propria infrastruttura. In che modo? Attraverso delle API RESTful, quindi HTTP POST per capirci, molto semplici, che consente di accedere non solo al data warehouse ma anche alle configurazioni, quindi esportare e creare delle configurazioni. Questo è molto utile se voi decidete di realizzare un servizio di monitoraggio gestito da offrire ai vostri clienti, per esempio. Potete creare le vostre interfacce di provisioning completamente custom, integrate nel vostro website, quello che volete, e poi tutti i comandi li sparate su OpenSView attraverso le API. L'altra cosa che si può fare è integrare, penso ad esempio alle varie control room delle grosse aziende, integrare l'autenticazione con i propri server e le DAP aziendali, per fare in modo di avere un'unica base dati per la gestione delle utenze, con le policy di cambio password, scadenza password, complessità e così via. Parliamo dell'alta affidabilità. Come vi ho detto prima, OpenSView prevede nativamente la configurazione, anzi suggerisce nativamente la configurazione in alta affidabilità, sia per la componente di puro monitoraggio e di strumenti web, ma anche per la componente di data warehouse. Le configurazioni che possono essere effettuate sono banalmente due, poi possono essere ovviamente espanse. Si passa da una classica configurazione a due nodi, dove si ha un attivo e un passivo, tutto quanto gestito via Heartbeat e di RBD su Linux, dove praticamente sia le interfacce che il monitoraggio e il database switchano da una macchina all'altra in base al fault di uno dei due nodi. Altrimenti si può passare a una configurazione molto più articolata, dove le singole componenti vengono splittate, dove la parte di web di monitoraggio viene splittata dal data warehouse, e questo consente di far crescere entrambe le componenti in maniera asimmetrica. Da una parte il data warehouse cresce sulla base di quanti dati vengono collezionati, dall'altra parte il numero di macchine che effettuano il monitoraggio, che offrono i servizi web, possono essere scalate in maniera del tutto diversa per rispondere adeguatamente al tipo di carico previsto. Resta inteso che la configurazione a 4 nodi non è il massimo, cioè possiamo aumentare tranquillamente i data node qua, possiamo aumentare le macchine, quindi questo è i 4 nodi, giusto per differenziare dalle due su come sono state splittate le componenti. Il monitoraggio distribuito invece è un'altra funzionalità di cui vi parlavo, che ha un obiettivo del tutto diverso. Immaginiamo appunto di avere un data center che ha delle subnet separate tra loro per motivi di sicurezza o per qualche motivo tecnico che non sto ad analizzare, oppure ho più data center, ognuno con le sue subnet, ognuno con i suoi host da gestire, o ancora, se sto offrendo un servizio di monitoraggio gestito, ho i miei clienti con il loro data center, con la loro infrastruttura remota. In questo caso che si fa? Si suddivide il numero di host, di macchine che ospitano OpenSView, in due categorie. Il master, che è il server centrale che ospita il data warehouse e che espone le interfacce web per l'accesso ai dati, per la fruizione del servizio, e gli slave, che altro non sono che delle sonde remote, sono sempre delle installazioni di OpenSView, ma sono prive del database locale e prive delle interfacce web. In realtà ce l'hanno, è disabilitata by default, ma è come se non ce l'avesse. Queste qua raccolgono i dati remotamente, quindi immaginiamo un data center, la sonda, e a questa sonda sono assegnati tutti i sistemi, tutti gli host, tutti i sistemi SNMP, tutte le macchine e servizi che devono essere monitorati. Questa sonda fa da collettore dei dati e li spedisce al master centrale.
Quindi l'utente, entro un certo timeout, è in grado di vedere tutti i dati, tutti i risultati dei check effettuati dagli host remoti. Un utente può decidere tranquillamente, per motivi di manutenzione, di chiudere completamente il monitoraggio di una sottorete piuttosto che di un data center remoto, piuttosto che del data center del cliente in caso di monitoraggio gestito. Questo è un diagramma che mostra ad alto livello come funziona il sistema. Come vi dicevo, il master risiede centralmente nel vostro data center, espone le vostre interfacce web via HTTP o HTTPS a vostra scelta, e poi vengono raggiunti attraverso SSH tutti i vari slave, che possono essere in un singolo data center, come in questo caso, o in data center separati. Ogni slave raggiungerà le proprie macchine di riferimento, gli host che gli sono stati assegnati, in modi diversi, in base a ciò che deve fare. Potrebbe essere via protocollo SNMP, potrebbe essere invece attraverso NRPE, casomai stesse usando un agent installato a bordo di una macchina, potrebbe essere tranquillamente un check di tipo HTTP, POP, IMAP, per verificare che un servizio erogato esternamente sia effettivamente raggiungibile e funzionante. Questo nel monitoraggio distribuito è una componente che ad oggi ha praticamente solo PSView ed è estremamente interessante perché consente appunto di ragionare su infrastrutture che possono crescere virtualmente all'infinito. Ad oggi ci sono dei clienti che sono arrivati a gestire 20.000 host. 20.000 host sono veramente tantissimi e questo sono riusciti a farlo attraverso monitoraggio distribuito e configurazioni in alta affidabilità del database, della componente di monitoraggio. Come vi dicevo, il prodotto è modulare. Oltre alle funzionalità core che poi vedremo, ha una serie di moduli enterprise che lo arricchiscono e contribuiscono ad estendere le funzionalità native del prodotto. Il primo dei moduli, che è incluso con tutte le distribuzioni enterprise, quindi non è presente nella Pro e non è presente nella Core, ma è integrato nativamente senza alcun sovrapprezzo nell'Enterprise, è il modulo di reportistica basato su Jasper Server. Praticamente all'interno di OPS View è presente il server che genera automaticamente i report, ci sono una serie di report preconfigurati, è possibile crearne altri strutturati come si vuole senza nessun problema e gestire tutto ciò che è oltre che la produzione automatica, anche l'eventuale invio, distribuzione automatica dei report. I report poi possono essere gestiti in n.000 formati, si passa dal classico PDF che tutti quanti possono vedere per la via della portabilità, a un doc, a un CSV, a un file Excel, sono visualizzabili da qualunque strumento, l'intera interfaccia è compatibile sia con i classici browser desktop che con un iPad, con i browser mobili sui vari iOS e Android. Questo è estremamente comodo perché consente, oltre alle app dedicate chiamate OPS View Mobile, consente di accedere alla stessa interfaccia che useresti dal desktop anche dall'iPad, per esempio. L'altro modulo molto molto interessante dal mio punto di vista è il Sync Master. Il Sync Master ha un obiettivo: sincronizzare le configurazioni e lo stato tra più server master. Questa situazione quando è che si verifica? Si verifica principalmente quando si ha un ambiente di staging, di collaudo e un ambiente di produzione, perché voi piuttosto che fare tutte le operazioni di riconfigurazione in produzione, dove c'è sempre il rischio di fare qualche danno, si crea un ambiente di collaudo speculare intendo come configurazione, ovviamente poi il dimensionamento dei server sarà diverso, però si crea un ambiente dove si fanno tutti i test, il collaudo, si vede effettivamente cosa succede se io cambio dei parametri, se cambio dei check, se cambio dei report. Quando queste configurazioni sono stabili, attraverso un semplice click vengono deployate in produzione. E questo è estremamente interessante perché consente di ridurre gli errori umani e soprattutto semplificare gli eventuali passaggi e rilasci in produzione delle funzionalità. La cosa tra l'altro è bidirezionale. Quante volte vi sarà capitato che magari in ambienti di produzione avete trovato una falla e piuttosto che rientrare nel circolo dello sviluppo del collaudo, qualcuno ha messo la pezza immediatamente in produzione? Tipicamente cosa succede? Che in produzione si mette la pezza, poi quel nessuno la riporta in ambiente di sviluppo, alla prossima rilascio si ritorna punto a capo. Quando voi fate l'aggiustamento direttamente in produzione, clic sul tasto e viene fatto il restore della nuova configurazione anche in ambiente di staging.
Questo può essere usato non solo in ambienti di staging e di produzione, ma anche in un contesto diverso, in un contesto in cui si decide per qualche motivo di usare più server master. Questo dal punto di vista del licensing non è probabilmente la scelta più conveniente, ma ci potrebbero esserci dei motivi tecnici per cui è necessario utilizzare più server master piuttosto che tanti server slave e un solo master. Questo strumento consente di fare anche quel tipo di cosa. L'altro modulo è il Service Desk Connector, che serve principalmente per estendere le funzionalità di notifiche, di gestione dei ticket, integrando OPS View con attualmente tre sistemi trouble ticket, ServiceNow, Jira, Best Practicals Request Tracker, RT, Jira, ServiceNow, and we're also looking at supporting OTRS in the very near future. In alternativa, se il vostro sistema non è supportato nativamente dal connettore, questo può succedere ad oggi con OTRS, perché il supporto, come ha detto Chris, arriverà a breve, ma in questo momento esatto non c'è. Si può comunque utilizzare il sistema delle notifiche, quindi ovviamente non è bidirezionale, è monodirezionale, ma comunque tutti gli alert possono essere esportati attraverso il sistema di notifiche direttamente sulle interfacce di OTRS. Quindi ad esempio voi avete un disservizio sulla componente di accesso POP IMAP sul vostro sistema di posta o su un server web, piuttosto che ricevere n.000 ticket dal team di supporto che segnala i problemi riscontrati dagli utenti, è il sistema stesso che scrive sul sistema di trouble ticket la notifica: ok, c'è un disservizio. Gli operatori quando accedono vedono la notifica ed evitano di aprire n ticket che continuano a arrivare a chi gestisce i sistemi. Se il vostro sistema è già supportato o come UTRS verrà supportato successivamente, si potrà gestire anche il flusso bidirezionale, quindi un ticket che viene aperto da un lato o dall'altro viene ricongiunto ed è possibile gestire la chiusura o apertura, oltre che l'apertura automatica del ticket, per fare in modo che a fronte di un disservizio e a fronte dell'avanzamento della risoluzione di quel determinato disservizio venga automaticamente gestito il ciclo di vita del ticket. La componente di SMS messaging è utile in particolar modo per chi non dispone di un servizio web di invio massivo degli SMS, per esempio Telecom Italia, Fastweb o altri operatori non lo useranno mai, ma chi ad esempio non dispone di un servizio di questo tipo può comprare questo modulo e installare uno o più moduli GSM sul server, potrebbe essere un cellulare con una porta dati compatibile piuttosto che una pennetta GSM, anche con SIM diverse, quindi per gestire l'alta affidabilità sul servizio di notifica via SMS, e gestire tutte le notifiche. PSView nativamente supporta sia chiaramente le notifiche via mail, notifiche via instant messaging, via web services, volendo si possono gestire con le notifiche comunicazioni su qualunque altro canale, e con questo modulo anche sulla componente di SMS. Ultimo modulo è il NetAudit. Questo modulo consente di interfacciarsi a qualunque apparato di rete, sia uno switch, un router, un firewall, acquisire le configurazioni, acquisire soltanto, non modificarle, acquisirle, storicizzarle al suo interno ed effettuare ad esempio il diff delle configurazioni. Quindi ipotizziamo di avere due router che dovrebbero essere configurati in maniera speculare, ma sempre per il motivo di cui abbiamo parlato prima, il fatto che a volte si mettono le pezze in produzione di fretta e non vengono riportate, o non vengono riportate negli ambienti di staging, fare un diff delle configurazioni e capire cosa è successo. Oltre che, come mi è successo in passato, a fronte di un update di un firmware, di un apparato, piuttosto che a fronte di un reboot, una configurazione non salvata non viene persa per sempre, la si può recuperare dalla memoria di questo oggetto. Come ho detto, questo qua non serve per modificare le configurazioni del router, quindi io non gestirò centralmente le configurazioni, mi serve solo per storicizzarle e confrontarle. Ok, qua nel dettaglio si parla di come funzionano le componenti. Come vi dicevo, c'è la generazione automatica a intervalli predefiniti, la distribuzione automatica, vengono supportati i vari formati per tutti i report e così via. Questo è molto utile nei,
in cui tipicamente si ha un team di persone che passano il loro tempo a produrre giornalmente report. Quindi vanno su sistemi, su magari su più sistemi, tirano fuori i dati, li mettono su Excel, li analizzano, producono il loro bel report, lo producono in doc, poi il PDF, e lo mandano in un modo a un manager, in un modo un altro, in un modo un altro ancora. Questo vi gestite il vostro report una sola volta e rimane lì per sempre, lo manda in automatica a tutti, lo produce e lo manda in automatica a tutti. Il Sync Master, come vi dicevo, serve per la sincronizzazione dei vari sistemi master, che possono essere tra ambienti di staging e produzione o tra più o server master in ambienti di produzione. Questo è il Service Desk Connector, che come appunto dicevo annulla le distanze tra i vari livelli di help desk, perché praticamente gli operatori non devono più passare la loro vita a produrre ticket in un verso o nell'altro. Il sistema, se può, li produce automaticamente, e se il vostro sistema di trouble ticketing è supportato, li chiude anche automaticamente. Questo è il modulo di SMS messaging. Come vi dicevo, possono essere usati più modem GSM su più provider, quindi potreste avere una scheda TIM e una Vodafone per esempio, e in caso di fault di una cella c'è sempre l'altra disponibile, e mandare le notifiche di SMS agli utenti. Secondo me le notifiche al giorno d'oggi, siccome stanno iniziando a diventare veramente troppe, qualcuno di voi in passato, quando ho chiacchierato, mi raccontava che ogni mattina appena accendeva il cellulare gli arrivavano 100-200 SMS dello stato dei sistemi. Per me già il quinto SMS non dà più nessuna informazione, perché inizia a diventare assolutamente inutile. Per evitare questa cosa qua si possono utilizzare le varie interfacce, come vi dicevo è compatibile con l'iPad, ma ci sono le applicazioni sia per iPhone che per Android che consentono di avere uno stato immediato del sistema. Quindi uno, anziché dovresti andare a leggere tutti e 200 gli SMS che gli sono arrivati o le mail o guardarsi il report, potrebbe vedere a vista d'occhio subito cosa succede, cosa è rosso e cosa è verde banalmente. Come dicevo, il NetAudit serve per acquisire le configurazioni remote, storicizzarle e confrontarle. A questo punto io lascerei la parola a Chris, che vi mostrerà l'ultima release di OPS View, la versione 4. Ovviamente parlo della versione Enterprise, non vedremo la Core e la Pro. Per qualunque domanda, tranquillamente rivolgetevi a lui o a me. Anzi, se è interattiva la cosa è anche meglio, perché così riusciamo magari a sviscerare meglio il prodotto.